gratificare questo viaggio, essendo riconoscenti al simbolo più importante di questo paese, che è il sacro fiume Gange. E quindi ci immergeremo nelle sue acque. Fa un po' freddo, sono le 6:30, è l'alba, ma il sole non si vede perché c'è molta nebbia. Si vede che non abbiamo dormito? Un po', ma non è un problema. Al Gange diamo un'intenzione. Potrebbe essere anche detto una preghiera, tipo. Dice Madar Ganga, Ganga Maya Kije. Siamo incagliati. Come va, Andre? È stata un'esperienza, non so, non ho tante parole per descriverla, perché l'acqua è veramente sporca, però è sacra, quindi le informazioni che contiene dovrebbero purificarla, tipo. Sarebbe bello offrirgli una canzone, una musica.